Carissimi amici e amiche, abbiamo terminato da qualche giorno il mese di ottobre, dedicato tradizionalmente a Maria, madre della Chiesa e madre di tutti noi, e cominciamo il mese di novembre con la festa di tutti i santi. Questa festa ci introduce al destino comune in cui siamo tutti incamminati, il destino che è il paradiso, il cielo, l'incontro con Dio. E durante il mese di novembre avremo varie occasioni per festeggiare questo incontro con Dio. Oggi, festa di tutti i santi, domani ricordando i nostri defunti che a cammino con noi verso il cielo ci fanno compagnia e continuano a starci vicini. Lungo il mese di novembre avremo anche la festa ricordo del compleanno di Papa Giovanni XXIII, questo Papa che amiamo tanto, questo Papa che è nostro amico, questo Papa che ci è ancora tanto vicino, questo Papa che ci accompagna continuamente lungo il nostro cammino. È a lui e a tutti i nostri amici, con i padri di questa casa, che affidiamo il nostro cammino terreno. Un cammino che chiede di essere autentici, veri, generosi, particolarmente con quanti lungo il nostro cammino non sono stati così fortunati, o forse stanno vivendo momenti difficili. Noi siamo quegli occhi, quelle mani, quei piedi, che porteranno loro la grazia di Dio, che sapranno comunicargli la misericordia di Dio con ciascuno di noi. Finiremo il mese di novembre e ci introdurremo al mese di Natale con l'inizio dell'Avvento. Vorrei che tutti noi ci preparassimo a questi momenti, perché l'Avvento diventi il momento di incontro sereno, amicale, festoso con Gesù, particolarmente nel giorno 8, il giorno dell'Immacolata, in cui il Papa Francesco ci ha invitati a cominciare l'anno della misericordia, misericordia di cui tutti noi abbiamo bisogno, misericordia che grida forte nei nostri cuori e nei cuori di quanto sono intorno a noi, nelle nostre famiglie. In ottobre è terminato anche il sinodo sulla famiglia e Papa Giovanni è un po' il simbolo di questa famiglia che in comunione, pazientemente, passo dopo passo, cammina e annuncia a tutti il mistero di Dio, soprattutto nella comunione familiare. Invito tutti per cui a vivere con intensità questo mese che ci vede accompagnare i nostri santi e che ci introduce, in qualche modo, al grande periodo di Avvento, l'inizio del nuovo anno che auguro a tutti e per tutti a benedetto. Chiediamo quindi anche oggi, in questo momento, la benedizione della Madonna, Maria, la mamma di Gesù, e lo stesso nostro amico Papa San Giovanni, Papa XXIII, Giovanni XXIII, che vi accompagni, che sia forte perché possiate arrivare a un Natale felice e duraturo.